Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi mostrerò e vi spiegherò come completare la quarta ed ultima fase del raid Promesse del Discepolo. Come prima cosa da fare, prima di partire, vi consiglio vivamente di usare un solo Divinity per massimizzare il più danno possibile. Poi dei fusione lineare con un simulatore dormiente, se lo avete non sarebbe male, delle mitragliette per far pulizia, dei cecchini per fare i punti critici di Rulk, poi ricordatevi di mettere doppio cercatore di munizioni per fucile a fusione lineare, fuoco energico, doppia riserva per fucile a fusione lineare, saccheggiatore di fucili a fusione lineare e una moto qualsiasi in più che vi dia più pesanti e presa di controllo. E un'altra cosa che vi consiglio di mettervi è delle super da danno e non bolle o sorgenti, perché così riuscirete a massimizzare il più danno possibile. Seconda cosa, per iniziare la fase dovrete fare due squadre da tre, una per la pulizia e una per il buff, in cui in questa due dovranno fare il giro del buff e uno depositare il buff sui pilastri. Poi dovrete decidere chi depositerà sopra e chi distrarrà Rulk. Una volta che avrete deciso, per avviare la fase dovrete salire sulle scale e scendere subito verso l'inizio, perché appena Rulk scenderà farà una bolla arancione che vi impedirà di avanzare, e se sarete ancora vicino a Rulk mentre fa questa bolla vi sbalzerà lontano facendovi morire. La fase primaria sarà in questo modo: appena Rulk scenderà, sopra la sua testa si formerà un nodo e questo dovrà essere distrutto da uno della squadra buff. Facendo questo vi libererà l'oscurità pervasiva che vi si stava accumulando. Chi avrà sparato al nodo avrà scritto sopra la super forza prosciugante 45 secondi. Questi staranno a indicare entro quanto tempo dovrete depositare il buff sulla piastra centrale. Quindi dovrete andare sulla piastra illuminata e farà comparire due nodi, uno a sinistra e uno a destra. I due della squadra buff che non lo avevano dovranno sparare al proprio nodo. Quindi chi dovrà poi girare il buff dovrà sparare a quello di sinistra e chi dovrà depositare a quello di destra. Facendo questo in due avrete il buff forza prosciugante, ma solo uno dovrà depositare per 4 volte e poi alla quinta in due insieme. Il motivo per il quale solo uno dovrà depositare 4 volte è perché servirà sempre che uno mantenga il buff e lo faccia girare insieme all'altro compagno della squadra. Poi alla quinta volta depositerete in due perché sarà l'ultimo giro per poi andare sopra ed avviare la fase di danno. Quindi una volta che avrete preso in due il buff spawneranno i custodi dei glifi, un corrotto e un infame. Il corrotto sarà a sinistra della stanza e quando lo ucciderete solo chi avrà il buff potrà leggere i suoi simboli a sinistra. Infame invece sarà a destra e solo chi non avrà il buff potrà leggere i suoi simboli a destra. Una volta uccisi dovrete trovare il simbolo in comune e una volta che l'avrete trovato dovete sapere che sarà sempre lo stesso fino a quando non arriverete sopra da Rulk. Chi non avrà il buff dovrà vedere su che pilastro si troverà il simbolo in comune. E qui vi do una guida su come leggere i pilastri. Questi saranno suddivisi in tre a sinistra e tre a destra. Quelli di destra saranno destra 1, destra 2 e destra 3. Quelli di sinistra saranno sinistra 1, sinistra 2 e sinistra 3. Un'altra cosa che dovete sapere è che il simbolo in comune si troverà sempre in due pilastri, quindi dovrete chiamarli tutti e due i pilastri e chi depositerà da solo per le prime 4 volte potrà decidere dove andare. E quando sarete alla quinta volta i due che depositeranno dovranno decidere dove andare. Quindi una volta che avrete trovato i pilastri dovrete comunicarli e chi dovrà depositare per poterlo fare dovrà prendere il raggio che sparerà Rulk. Nel caso in cui succedesse che anche chi non ha il buff prendesse il raggio subirebbe il debuff oscurità pervasiva, mentre se lo prende anche chi deve poi scambiare il buff non sarà un fallimento della fase, ma dovrà anche lui depositare e sì, dovrà rifare il tutto da capo per avere il buff e il simbolo in comune che cambierà. E in quel caso dovrete ricordarvi a quanto era chi depositava da solo. Esempio, se era a 2 e poi avete depositato in 2 al terzo giro, nei prossimi 2 dovrà depositare da solo. Quindi una volta che avrà preso il raggio chi dovrà depositare potrà tranquillamente passare dentro la bolla e interagire con il pilastro per depositare, e mentre chi deve far girare il buff dovrà andare sulla piastra e dovrà far comparire i nodi a destra e a sinistra. Chi avrà depositato non dovrà riprendere il buff sparando a quello di destra e chi dovrà rigirare il buff dovrà sparare a quello di sinistra, e questa meccanica la dovrete ripetere fino alla quarta fase di deposito. Una volta che avrà depositato il vostro compagno per la quarta volta dovrete riprendere il buff e qui dovrete prendere il raggio in due e depositare sui due pilastri. Poi vi rispawneranno altri nemici, una volta uccisi la bolla si ritirerà e potrete salire. Ora, per avviare la fase di danno, come ho detto all'inizio, uno lo dovrà distrarre e un altro dovrà depositare, quindi uno andrà a sinistra a spararli per attirare la sua attenzione e gli altri 5 dovranno andare a destra. Chi dovrà prendere il buff dovrà sparare al falcione che lascerà Rulk. Gli altri 4, oltre a fare
pulizia sopra, dovranno comunicare che simbolo è, dato che solo chi non ha il buff lo può vedere e può vedere i simboli sui pilastri. E anche qui vi do una piccola guida per chi deve depositare e per chi deve chiamare i simboli ai pilastri. Come prima cosa dovete sapere che i simboli sui pilastri non cambiano mai e sono sempre gli stessi. Seconda cosa, alcune volte il simbolo che rilascia la Rulk si ripete. E terza cosa, per i pilastri vi basterà dire destra 1, destra 2, sinistra 1, sinistra 2, o nel modo in cui vi verrà più comodo, dato che sono sempre gli stessi e non cambiano mai i simboli. Quindi, una volta che gli avrete comunicato il pilastro a chi deve depositare, questo dovrà prendere il raggio di Rulk per poter depositare. Una volta preso e depositato, comparirà il primo punto critico. Quello che dovrete fare è prima permettere al vostro compagno di squadra di sparare al falcione e poi sparerete al punto critico. Questo perché alcune volte si rischia di prendere il buff. E questa meccanica la ripeterete per altre 3 volte. Quando spunterà il quarto punto critico e lo avrete distrutto, qui si avvierà la vera e propria fase di danno. Chi avrà il Divinity dovrà spararli subito e tutti dovrete lanciargli le super. Questo perché chi avrà il Divinity massimizzerà il più danno possibile. E una volta che tutti avranno tirato la super, chi avrà il Divinity gliela dovrà tirare e subito riprendere a spararli con i Divinity. E tutti gli altri dovranno andare di colpi pesanti. Una volta che avrete fatto il massimo dei danni, Rulk si inchinerà a terra e diventerà immune. E qui quello che dovrete fare è tornare tutti giù all'inizio e qui dovrete ripetere tutta la meccanica che avete fatto prima per salire sopra e per avviare la fase di danno un'altra volta. Se sarete abbastanza bravi con il danno, Rulk lo batterete in 2 fasi. Se invece i danni non saranno tanti e non avrete tante munizioni, lo farete in 3 fasi. La cosa più importante che dovrete fare quando salite sopra per la seconda volta è usare tutte le munizioni possibili delle pesanti. E quando sarete all'ultima tacchetta dovrete usare tutte le super. Questo perché se all'ultima tacchetta non lo ucciderete, vi farà fallire la fase riempiendovi di oscurità pervasiva, uccidendovi a tutti. Una volta sconfitto finalmente Rulk, qui vi dropperà in loot e se sarete abbastanza fortunati riuscirete ad ottenere la nuova esotica del raid chiamata Obbligo Collettivo. Il video guida termina qui ragazzi, spero di esservi stato di aiuto, nel caso in cui non abbiate capito qualcosa scrivetemelo nei commenti, io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così vedrete altri contenuti che porterò a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!